L'iperidrosi è un eccesso di sudorazione rispetto a quanto fisiologicamente richiesto dall'organismo per la termoregolazione. Quando diciamo eccesso ci riferiamo a una iperidrosi talmente eccessiva da essere invalidante, da influire negativamente sulla qualità di vita del soggetto, e alcuni studi hanno dimostrato che questa invalidità da eccessiva sudorazione è assimilabile, è quasi simile a quella di altre patologie croniche invalidanti importanti come l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla o la psoriasi. Fondamentalmente ce ne sono due tipi, un'iperidrosi primaria e un'iperidrosi secondaria. La primaria, cosiddetta essenziale, idiopatica, è una iperidrosi che non ha una causa conosciuta che la determina. È un'iperidrosi normalmente focalizzata in alcune regioni del corpo, generalmente le mani o le ascelle o altre regioni, ed è una forma che ha una componente genetica importante, perché dal 35 al 50% dei casi c'è un familiare che ne soffre e che ha delle caratteristiche cliniche che la contraddistinguono dall'iperidrosi invece secondaria, che, come la stessa parola dice, secondaria è secondaria a un'altra patologia più importante spesso, che una patologia oncologica o infettiva o ormonale. Quello che noi facciamo è distinguere intanto i due tipi di iperidrosi dalle caratteristiche cliniche, perché l'iperidrosi primaria, cioè quella che non ha una causa, deve avere delle caratteristiche ben determinate. Spesso c'è un familiare che ne soffre, spesso insorge nell'età dell'adolescenza, è bilaterale e simmetrica, quindi entrambe le mani, entrambe le ascelle, si interrompe durante il sonno, nel sonno non deve esserci una iperidrosi, e non ci devono essere altri segni clinici o strumentali di laboratorio che ci portano a pensare che questa iperidrosi possa essere conseguente di una patologia diversa, una patologia sottostante. Mentre nell'iperidrosi secondaria tutto questo non c'è, una iperidrosi generalizzata, spesso non focale, quindi mani o ascelle, e ci sono dei segni clinici o di laboratorio che ci portano a pensare che c'è una patologia sottostante. L'iperidrosi primaria, che non ha quindi una causa, non è suscettibile di cura della causa, perché la causa non c'è. Però possiamo curare bene il sintomo con diversi interventi. Quelli che ultimamente sono più in vista, più conosciuti, sono l'intervento con la tossina botulinica e l'intervento chirurgico di simpatectomia, per cui si agisce proprio chirurgicamente per limitare questa ipersudorazione. La tossina botulinica, che è poi quello che a noi interessa di più come fisiatri e come neurologi, è un farmaco conosciuto dal grande pubblico soprattutto per i vantaggi in ambito estetico. In realtà ha tanti altri usi. Noi in neurologia e in fisiatria la utilizziamo per la spasticità in esito a ictus cerebrale, sclerosi multipla, trauma cranico, per inibire l'iperattività muscolare, quindi la spasticità. In effetti inibisce anche l'iperattività ghiandolare, quindi l'ipersudorazione. Delle infiltrazioni intradermiche di tossina botulinica esclusivamente nelle zone affette dalla ipersudorazione permettono di inibire, di bloccare in maniera significativa l'eccessiva sudorazione nella zona, solo nella zona trattata, e quindi ad avere un buon controllo della sintomatologia con un'applicazione che dura parecchio tempo, specie nella iperidrosi ascellare siamo dai 6-9 mesi, quindi due applicazioni, a volte anche una sola l'anno, permette un buon controllo della sintomatologia del paziente.